Ieri, lunedì 22 gennaio, Venaria Reale ha partecipato all'evento internazionale comune di tutte le città che saranno sede delle tappe del prossimo Giro d'Italia, vestendo di rosa Piazza Annunziata e la Torre dell'Orologio della Reggia. Il prossimo Giro d'Italia è per Venaria un'occasione unica, così come ha sottolineato l'assessora alla cultura Antonella D'Aflitto. Una serata in rosa per Venaria Reale, aspettando il prossimo Giro d'Italia 2018. I monumenti in tutte le città di tappa questa sera parlano rosa. Siamo stati prima in Piazza Annunziata, dove è stata illuminata la Madonna davanti alla chiesa di Santa Maria Bambina. Ora siamo davanti alla Reggia di Venaria, che è in rosa dietro alle mie spalle, un monumento UNESCO nazionale. Abbiamo di nuovo il giro a Venaria Reale, un'occasione unica per grandi e piccoli per veder passare sotto le proprie finestre il giro. Questa sera siamo qua con tantissimi appassionati di bici da strada e non, tantissimi bambini anche appassionati di mountain bike, ma l'importante è l'amore per le due ruote. Ci sono qui con noi la SD Free Bike con il presidente Pino Miglieri, la scuola di MT Bike con il presidente Ivano Leone, con tutti i soci e gli appassionati. Un momento della città per la città, ci saranno tante iniziative che faremo aspettando il giro, coesi con le altre città di tappa. Venaria sarà la 19ª tappa, una tappa molto importante per il risultato. Partiremo da qua per Bardonecchia e a presto con grandissime altre novità in rosa. Il 25 maggio tutti a Venaria, sarà un giorno molto speciale, non mancate, vi aspettiamo tutti per la 19ª tappa del Giro d'Italia 2018.